siamo qui riuniti nel nome del Signore e chiediamo al Signore di parlare al nostro cuore. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. È la parola che disse Samuele al Signore quando Eli lo ammonì, dicendo: se di nuovo il Signore ti chiamerà, tu risponderai: parla, Signore, perché tuo servo ti ascolta. Samuele, Samuele, il Signore ci ha chiamati tutti qui questa sera perché vuole parlarci. E dice a tutti: Samuele, Samuele. Forse noi non conosciamo abbastanza Dio, non conosciamo quello che Dio vuole dirci, non abbiamo quella intimità con Dio che Dio vuole che abbiamo e vuole riunirci qui. E dice a ciascuno di noi: Samuele, Samuele. Ognuno di voi deve sentirsi interpellato: Samuele, Samuele. E ognuno di noi deve dire in questo momento: parla, Signore, perché tuo servo ti ascolta. E il Signore dice: guardate il mondo che vi sta attorno, non chiudete gli occhi, il mondo non crede più. Quando verrà il figlio dell'uomo sulla terra, credete che troverà ancora la fede? Non la troverà. E siamo in un mondo che non crede, ma noi crediamo. Noi abbiamo ascoltato la parola del Signore e il Signore vuole che rafforziamo la nostra fede e della fede di Dio, della conoscenza di Dio, deve essere di nuovo riempita tutta la terra. Ed è questo il compito nostro: conoscere più profondamente Dio e farlo conoscere agli altri, in un mondo che non crede, in un mondo che ha smarrito la luce del Signore, perché è ottenebrato dal maligno, perché è immerso nel peccato, perché il maligno domina su tutta la terra. Fratelli e sorelle, dobbiamo pensare che questa nostra riunione è provvidenziale per ciascuno di noi e che di qui noi dobbiamo uscire nuovi, perché il Signore parlerà al nostro cuore, parlerà a ciascuno di noi e dirà quello che dobbiamo fare, perché Samuele che è nelle scritture deve essere in ciascuno di noi. Anche noi siamo chiamati a compiere l'opera di Samuele, cioè a parlare nel nome di Dio in un mondo che non crede, a un Israele che ha prevaricato e deve ritornare al Signore. E allora la nostra riunione ha inizio in questo momento, da questa parola che il Signore ci ispira: parla perché il tuo servo ti ascolta. E vogliamo gridare al Signore che ci parli. Ma perché il Signore ci parli, dobbiamo metterci in preghiera. Ecco perché, prima di introdurci nel tema della conoscenza di Dio, perché Dio si vuole fare conoscere a noi, dobbiamo metterci in preghiera. Amen. Il Signore mi ha mandato una parola che ancora non so.
attraverso una bambina. Proverbi 4:20-23. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non perderli mai di vista, custodisci nel tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova e salute per tutto il suo corpo. Con ogni cura vigila sul cuore, perché da esso sgorga la vita. La parola meravigliosa che mi dà il Signore e come le dà a me, le dà a tutti voi. Luca 10:17-20. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse: Io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Un'altra parola del Signore. Il Signore che sta parlando. Noi non abbiamo preparato nulla. Non abbiamo un discorso preparato, temi preparati. Abbiamo detto: parla Signore, perché noi ascolteremo quelli che tu dirai e lo ripeteremo ai nostri fratelli. Il Signore ci parla del nemico, perché le tenebre ricoprono tutta la terra e il maligno regna. Però non dobbiamo rallegrarci di avere il potere sul maligno, ma rallegrarci che i nostri nomi sono scritti in cielo. Però è una battaglia che noi dobbiamo iniziare da noi stessi, dentro di noi e attorno a noi, perché il maligno non trionfi, perché Satana, che è caduto dal cielo e occupa la terra, non abbia il sopravvento sopra i figli della luce. Zaccaria 14:1-2-3-8-9. Ecco, viene un giorno per il Signore. Allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Il Signore radunerà tutte le genti contro Gerusalemme per la battaglia. La città sarà presa, le case saccheggiate, le donne violate, una metà della cittadinanza partirà per l'esilio, ma il resto del popolo non sarà strappato dalla città. Il Signore uscirà e combatterà contro quelle nazioni come quando combatté nel giorno della battaglia. In quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il mare Mediterraneo, sempre estate e inverno. Il Signore sarà re di tutta la terra e ci sarà il Signore soltanto e soltanto il suo nome. Questo Signore si chiama la battaglia. E allora sguardiamo le spade della fede, perché dobbiamo combattere. Saranno giorni di combattimento, cioè il Signore si chiama a risvegliarci dal nostro torpore, a sguainare le spade per combattere contro il nemico che opera le posizioni sul mondo, che soggiace al suo impero, e dobbiamo combattere per il trionfo di Dio. Vediamo l'ultimo testo che conferma questa versione. Efesini 6:10-20. Per il resto attingete forza nel Signore, nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio
perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzatura i piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi e anche per me, perché quando apro la bocca mi sia data una parola franca per far conoscere il mistero del Vangelo del quale sono ambasciatore in catene e io possa annunziarlo con franchezza come mio dovere. Se bene osservate, è il Signore che sta parlando. Ha parlato per bocca di una bambina. Una bambina che ha avuto questa rivelazione nel pomeriggio e me l'ha portata ora. È il Signore che interferisce in quelle che noi abbiamo concordato e prende in mano le redini della situazione. Affidiamoci allora a Dio, indossiamo le armi che Lui ci ha dato, l'elmo, la corazza, lo scudo, i calzari, e mettiamoci in preghiera. Il Signore ci darà la sua parola. Il Signore ha detto che metterà la parola giusta sulla mia bocca, sulla bocca dei miei fratelli che dovranno parlare, ma soprattutto il Signore ci visiterà e darà a tutti un cuore nuovo, perché possiamo conoscere il Signore, come dice il profeta Geremia. Darò loro un cuore nuovo per poter conoscere il Signore. La conoscenza di Dio riempirà tutta la terra e dobbiamo essere noi, dopo aver conosciuto Dio, a parlare di Lui e a farlo conoscere degli uomini, perché nella conoscenza di Dio è la salvezza. Alleluia. Yalarane che gene me cresci ta cu i ta careti matura nisciani che ne careti canustano analia la chia scine scerenisce la toscima. Prendete l'arma che io vi do, l'arma della preghiera. Pregate, pregate, perché il mio spirito è sopra di voi. Io vi chiamo al combattimento. Rivestitevi dell'armatura che io vi do e preparatevi alla battaglia, perché io trionferò con voi su tutta la terra. Voi siete le truppe di assalto, voi siete le primizie che io metto avanti, confidate in me, voi siete un piccolo resto, ma io sono con voi. Yarina kushera tushi, miratushi intikarete, te yere nishuru. Grazie, grazie Signore, perché hai parlato. Irishi Shayon Kauti, Idiri Kontaka Ashaokte. St.
state attenti a quello che io vi dico, è il Signore che parla e vuole essere ascoltato. Guardate che la riunione sta prendendo un taglio nuovo che nessuno si sognava di dare. È il Signore che sta dando il taglio a quello che noi diremo. Sarà Lui a parlare. O Signore, parla, perché ti serve e ti ascolta. Samuele, Samuele, Samuel, Samuel. Io vorrei che iniziassimo col canto di Samuel, poi illustrerà la figura di Samuel la nostra biblista Mariuccia, poi introdurrò io il tema, la conoscenza di Dio su tutta la terra. Ecco, fratelli e sorelle, stiamo nel clima della preghiera, siamo sotto ispirazione divina. Non introduciamo parole che non vengono da Dio. È il Signore che parla. Il mio cuore esulta nel Signore. È il cantico di Anna. La mia fronte si innalza, grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo nel beneficio che mi ha concesso. Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio. Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca più arroganza e le sue opere siano dette, perché il Signore è Dio su di tutti. L'arco dei forti si è spezzato, i deboli sono rivestiti di vigore, i sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati hanno cessato di faticare. Omashi irakesh mashunto, mariakisha sharyan. Queste parole io ho messo sulla bocca di Maria, vostra madre. E vostra madre qui in questo momento, che assiste alla vostra preghiera e sarà con voi per 3 giorni, come siete per 3 giorni, per 3 mesi. Nella casa di fratelli e sorelle, sedetevi adesso un momento. Voglio ricordarvi che siamo entrati in una dimensione altamente carismatica, per volere di Dio, senza che noi l'avessimo previsto. Lasciamoci guidare da Dio, non interferiamo nella parola di Dio quando essa si renda manifesta. Perché è Dio che vuole parlare al suo popolo, alla casa di Eli. Il Signore mi ha detto, la casa di Eli è stata profanata, la casa di dove si offre il sacrificio. I tuoi figli hanno prevaricato. Parla ai figli di Eli e ammoniscili, ma parli ad Eli, perché egli parli al popolo, perché egli supplica il suo Dio. Fratelli e sorelle, la casa di Eli è stata profanata, la nostra vita cristiana è stata inquinata e la conoscenza di Dio si è fatta rara qui in mezzo a noi. Il Signore ha accorciato la sua presenza in mezzo a noi. Era rara ai tempi, dice la Scrittura, la parola di Dio, e non c'erano più visioni, ma adesso il Signore si è reso manifesto, il Signore è tornato in mezzo ad Israele e vuole parlare ai figli di Eli, vuole parlare alla casa di Eli, vuole parlare a tutto Israele,
e vuole portare un clima di battaglia contro il male, dentro di noi e attorno a noi. Prepariamoci allora alla battaglia, come la Madonna, nostra madre, ci esorta. Egli ha spezzato l'arco di forte, esso egli ha vinto e ha rimandato il ricco a mani vuote. La Madonna è guerriera, guerriera in mezzo a noi. Ecco, sarà un clima di battaglia, quello che noi vedremo in questi tre giorni, un clima di risveglio, un clima in cui tutti siamo chiamati a riprendere le armi della giustizia e della pace, le armi di Dio per combattere contro il male che è dentro di noi, il male che è attorno a noi. Fratelli e sorelle, adesso chiudiamo gli occhi un momento e ascoltiamo quelle che Dio ci dirà. Poi la nostra sorella ci illuminerà sulla figura di Samuele. Quindi io introdurrò il primo tempo, tema, e cioè la conoscenza di Dio o Zaccaria. Adesso entriamo in clima di preghiera per ascoltare l'insegnamento che viene dal Signore. L'insegnamento ha per titolo la conoscenza di Dio oggi. Samuele non conosceva ancora il Signore, poi lo conobbe. Iniziamo l'insegnamento con le parole di Gesù. Gesù è qui in mezzo a noi. Clima di preghiera, di raccoglimento, perché in questo momento è Gesù che parla. Giovanni 17,3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che, che hai mandato, Gesù Cristo. Versetto 25. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. È la preghiera di Cristo, l'ultima preghiera di Cristo, riportata da Giovanni nel capitolo 17 del suo Vangelo. Gesù dice: questa è la vita eterna, che conoscono te, o Padre, e conoscono me, tuo Figlio, che tu hai mandato. Chi non conosce Dio non ha la vita. La vita eterna che è già dentro di noi e che sarà piena dopo che noi entreremo nell'altra dimensione. La vita eterna è la conoscenza di Dio, una conoscenza profonda nel senso biblico, nella parola conoscere. Il mondo però non ha conosciuto Dio, non può conoscere Dio, perché ha rifiutato Dio. È immerso nel peccato e dominato dal maligno, dominato dalle tenebre, e non è più nella luce. Ma noi siamo nella luce perché conosciamo Dio. È su questo tema che io voglio intrattenermi un poco con voi, cari fratelli e sorelle, la conoscenza di Dio. E voglio interrogare ciascuno di voi: conosci tu Dio? Ognuno di noi si interroghi: conosco io il Signore?
Questa parola conoscere è una parola profonda, è un'intimità, è un'esperienza. Hai tu l'esperienza di Dio? Lo conosci? Hai la vita. Se non lo conosci, non hai gustato ancora la vita. Hai sentito parlare di Dio? Hai sentito parlare della vita, ma non hai la vita, perché la vita è nella conoscenza di Dio. Iniziamo il nostro discorso pedagogicamente dal Catechismo della Chiesa Cattolica. L'uomo può conoscere Dio. Ma si tratta di una prima conoscenza, un inizio di conoscenza. Le vie indicate dal Catechismo sono due: il cuore dell'uomo. Dentro di noi sentiamo il bisogno di qualcuno di cui portiamo l'immagine. Sentiamo l'attrazione in coscia, ma poi lentamente che si va più cosciente di qualcuno che sta sopra di noi, in cui noi troviamo quiete, pace, serenità. E ancora, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è il cuore dell'uomo, come dice Agostino, che reclama la conoscenza di Dio, che reclama l'esistenza di Dio. Dio che mi ha fatto, Dio di cui porto qui l'immagine scolpita, il desiderio scolpito dentro il mio cuore, il desiderio della felicità, il desiderio della vita. E Dio è felicità, Dio è vita. Il secondo momento della conoscenza, cioè la seconda fonte della conoscenza, è il mondo, dice il Catechismo della Chiesa. Tu conosci tutte le cose, vedi tutte le cose. La bellezza del mondo, l'ordine delle cose, ti richiama al Creatore. Dice la Scrittura, i cieli narrano la gloria di Dio e la sua gloria annunzia il firmamento. Tutte le cose hanno una voce, le stelle hanno una voce, le cose hanno una voce e ti dicono Dio, Dio ci ha fatto. L'ordine delle cose, la natura stessa che ti circonda, ti parla di Dio. Cioè è una seconda fonte di approccio a Dio, alla conoscenza di Dio. Per cui sia che tu guardi dentro di te, sia che tu guardi attorno a te, sei portato alla conoscenza di qualcuno che ti ha creato, di qualcuno che ha creato tutto il mondo, di qualcuno che noi chiamiamo Dio. Però il peccato ha ottenebrato la nostra mente, il maligno ha influito con le sue tenebre a oscurare la mente dell'uomo, per cui ci è difficile penetrare nel fondo del cuore, ci è difficile guardare le cose della natura e assurgere a Dio. E allora ecco che Dio viene incontro all'uomo, è Dio che si rivela, Dio svela se stesso. Come svela se stesso? Attraverso i fatti e attraverso la parola. È l'esperienza che fece Israele, l'esperienza di Dio. Nel credere di Israele,
Dio è conosciuto non per concetti, ma per i fatti. Dio è colui che ci ha liberati dalle mani del Faraone. Eravamo schiavi d'Egitto, il Signore è venuto a liberarci. Dio ha ascoltato il nostro grido. Eravamo nel deserto, affamati, Dio ci ha dato la manna. Eravamo assetati, Dio ci ha dato l'acqua. Ecco un Dio che è provvidente, un Dio che ama il suo popolo. È una fonte di conoscenza. I fatti biblici sono conoscenze di Dio. E poi, ecco la parola, Dio che attraverso i fatti e attraverso la parola si fa conoscere a noi. Però in questi fatti, in questa parola, è il Verbo di Dio che parla. È la seconda persona della Trinità, il Figlio di Dio, che parla a noi. Rivela Dio suo Padre attraverso i fatti, attraverso la parola. Così abbiamo tutti i fatti biblici, tutte le profezie che ci parlano di Dio Padre, di Dio misericordioso, di Dio amore, e ci invitano a conoscere il Signore. Fratelli e sorelle, i fatti di Dio c'è la storia. La parola di Dio sono fonte di conoscenza del Signore. Ma la conoscenza di Dio ci viene data soprattutto da colui che Dio ha inviato sulla terra, suo Figlio. Dice la lettera agli Ebrei all'inizio: Dio che tante volte ha parlato per mezzo del Figlio, ultimamente ha parlato di presenza, perché Cristo si è presentato in mezzo a noi, egli che era nel seno del Padre, egli che conosce Dio, egli è venuto a rivelarci Dio. Filippo, chi vede me, vede il Padre mio. Tanto tempo sono con voi e voi ancora non conoscete mio Padre. Dio parla attraverso Cristo, ed è Cristo che parla di suo Padre. E Lui il vero rivelatore di Dio. Fratelli e sorelle, soltanto il Dio di Cristo è il vero Dio. Perché l'uomo può vaneggiare nella ricerca di Dio, può anche sbagliare cercando Dio, può identificarlo in ciò che non è Dio. Il vero Dio è quello di Cristo. Lui soltanto, che è sceso dal cielo, può dirci chi è suo Padre. E lo dice agli uomini, ai poveri, ai bambini. Ti ringrazio, Padre, che hai nascosto queste cose ai grandi e le hai rivelate ai piccoli. E poi aggiunge: nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, ma ci sono quelli che conoscono, coloro i quali il Figlio l'ha voluto rivelare, ed è Gesù, il vero rivelatore di Dio. Guardare il volto di Gesù e guardare il volto del Padre. Io sono venuto dal cielo, io sono il Figlio di Dio, per cui chi vuole conoscere Dio deve guardare Gesù. E allora, fratelli e sorelle, arrivati a questo punto, noi vogliamo porci una domanda, sarò brevissimo, non voglio fastidiarvi, appena un quarto d'ora di insegnamento, poi il resto sarà profezia. Gesù, che io conosco, è Gesù crocifisso. Diceva Paolo: io conosco Cristo e Cristo crocifisso. In Cristo Gesù noi guardiamo il volto del Padre. In Cristo Gesù noi conosciamo Dio. Il mondo oggi non conosce Dio.
è il voler ignorare Gesù e mettersi fuori strada. Ecco il grande peccato dell'Europa di oggi. L'Europa nostra cerca di emarginare Cristo, ed emarginando Cristo emargina Dio, perde la cognizione di Dio e perde la cognizione di se stesso, perde la conoscenza di sé, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, e si degrada. Diamo uno sguardo al mondo d'oggi, un mondo di miscredenti. Diamo uno sguardo al cristianesimo d'oggi, di noi credenti. L'Italia nostra ha circa 60 milioni di abitanti. Di questi 60 milioni di abitanti, più della metà non conosce Cristo. Siamo dei battezzati che non conoscono Dio. Siamo dei miscredenti. E quelli che conoscono Dio non lo conoscono abbastanza. Per cui la conoscenza di Dio si riduce a poche persone, a poche milioni di persone che conoscono Dio. Di quale conoscenza noi parliamo? Della conoscenza intima e profonda di Dio, quella che ci ha dato Gesù. Adesso un canto e parleremo della conoscenza di Dio, quella dello Spirito. Noi che siamo chiamati a conoscere Dio nello Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non possiamo conoscere né Gesù né Dio. Dio è luce, luce di verità. Venire alla luce e anche venire alla vita. Dio è verità e vita. Leggiamo le parole di Giovanni nel prologo. Giovanni 1, 9, 13 e il versetto 18. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Soltanto Gesù conosce Dio e soltanto Gesù ci può comunicare la conoscenza di Dio. Gesù passò in mezzo agli uomini facendo conoscere Dio, non tanto parlando di Dio, quanto mostrando se stesso, Figlio di Dio. Perché Lui è parola di Dio, sempre viva. È Gesù che con la sua presenza, col suo parlare, col suo agire, manifesta Dio, suo Padre. Chi conosce me, chi ha visto me, ha visto mio Padre. Filippo, tanto tempo sono stato con voi. E tu domandi ancora chi è Dio? Non sai che chi vede me vede Dio? Il volto di Dio è nel volto di Cristo. È un punto importante da segnare parlando agli uomini di oggi, di tutte le religioni, che non ci vengono a dire Dio qua, Dio là, Dio così, Dio così. Il volto di Dio è il volto di Cristo. Il vero Dio ce l'ha rivelato Cristo. O si accetta Cristo
oppure quel Dio di cui si parla non è il vero Dio. Il vero Dio è quello di Cristo. È un punto fermo per noi, fratelli e sorelle, che viviamo in questo mondo, che veniamo in contatto con tante filosofie, con tante ideologie, con tante religioni. Il vero Dio è il Dio del nostro Signore Gesù Cristo. È Lui che ce l'ha rivelato, con la sua persona, con la sua parola e con la sua persona. Però c'è un'altra fonte di conoscenza. Voglio parlare della conoscenza più intima di Dio. La parola conoscere, in senso biblico, è esperienza. Si usa proprio nella conoscenza che l'uomo ha della donna nell'atto coniugale. L'uomo conosce la donna intimamente. Adamo conosce Eva quando si congiunge con Eva. Ha l'esperienza di Eva. Queste conoscenze di Dio. Dio si fa conoscere a noi. Noi conosciamo Lui e Lui conosce noi. Capitolo 15 di Giovanni ci parla un poco di questa esperienza di Dio. Però Gesù, proprio nel capitolo 16, prima 14 e poi 16, ci dice che per quanto Lui abbia parlato, per quanto Lui abbia mostrato, non è stato sufficiente per i discepoli, perché conoscessero Dio. Avevano bisogno dello Spirito. Per questo io vado al Padre, da là vi manderò lo Spirito. Egli prenderà del mio e ve l'annunzierà. Egli vedrà la conoscenza della verità tutta intera. La vera conoscenza di Dio si ha nello Spirito Santo. Coloro che hanno lo Spirito Santo conoscono Cristo e Cristo conoscono Dio. Per cui è nello Spirito Santo che noi possiamo conoscere Dio. Ecco perché il mondo non può conoscere Dio, perché è lo spirito del mondo, lo spirito cattivo, il diavolo è lo spirito del mondo. Per questo non può conoscere Dio. Lo dice la Scrittura continuamente, che il mondo non conosce Dio, non può conoscere Dio. Ma noi lo possiamo conoscere perché abbiamo lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. E allora dobbiamo interrogarci a che punto è in noi la conoscenza di Dio, data dallo Spirito. Sant'Agostino, dietro di lui San Bonaventura, ci parlano dei cinque sensi spirituali, e cioè degli occhi, dell'orecchia, del gusto, dell'olfatto, del tatto. Per cui noi conosciamo Dio per un'esperienza profonda, indicibile, meravigliosa, superiore alla conoscenza razionale, teologale, che noi possiamo avere. E questa è la conoscenza di Dio. Gli apostoli conobbero Cristo stando vicino. Noi possiamo conoscere Dio avendo lo Spirito Santo. Chi ha lo Spirito Santo conosce Dio. Cioè conosce chi è Dio. La paternità di Dio, l'amore di Dio, la santità di Dio, le esigenze di Dio, il modo di pensare di Dio,
il modo di giudicare di Dio. Io il pensiero di Cristo, diceva enfaticamente Paolo, nella lettera ai Corinzi, ho il pensiero di Cristo, ma noi abbiamo, in Cristo, abbiamo i cinque sensi spirituali, per cui la nostra, il nostro orecchio è fatà, viene aperto, e comprendiamo la parola di Dio che penetra dentro di noi, ci dà le esperienze di Dio, la conoscenza di Dio, chi è Dio veramente. Vediamo Dio nelle cose, nei fatti, sappiamo leggere Dio dovunque andiamo, qualunque cosa osserviamo, abbiamo le esperienze di Dio vivente, abbiamo l'olfatto di Dio, l'olfatto di Dio. Cioè, annusiamo Dio, abbiamo il profumo di Dio, il profumo della conoscenza di Dio, come dice Paolo ai Corinzi, avere il profumo della conoscenza di Dio, sentire il profumo di Dio. Abbiamo il gusto di Dio, gustate e vedete quanto è dolce il Signore, quanto è buono il Signore. Possiamo toccare Dio con mano. Abbiamo il tatto di Dio, per cui come i cinque sensi servono al corpo per la conoscenza sensibile, così anche i cinque sensi spirituali ci servono per la conoscenza intima di Dio, per l'esperienza di Dio. E della conoscenza di Dio ineffabile, meravigliosa. E a questa conoscenza che noi infusionate nello Spirito siamo chiamati, e soltanto chi conosce Dio per esperienza può parlare di Lui, può parlare della Sua misericordia, del Suo amore, della Sua potenza, di quello che Egli è, perché lo conosce. Gli apostoli erano vicini a Cristo, lo conoscevano, avevano visto i Suoi modi di agire, il suo parlare, così anche noi nello Spirito conosciamo Cristo e in Cristo conosciamo il Padre, conosciamo Dio. È questa conoscenza che noi dobbiamo avere, soltanto chi ha questa conoscenza può parlare di Dio con proprietà, perché lo conosce, perché lo sente, perché lo ha visto, perché lo ha notato, perché lo ha toccato. È bello l'introduzione, leggere quel testo di Giovanni nella prima lettera. Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato, e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile e noi l'abbiamo veduta, e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. È un bellissimo testo che raccoglie tutto. Prima lettera di Giovanni, proprio l'introduzione, primo capitolo. Fratelli e sorelle, noi siamo chiamati a conoscere Dio nello Spirito Santo. Per questo ci è stato dato lo Spirito Santo e dobbiamo pregare lo Spirito perché apre i cinque sensi spirituali, perché la nostra conoscenza sia profonda. Ma dobbiamo far conoscere Dio agli uomini di oggi, che hanno perduto la nozione di Dio, hanno perduto la conoscenza di Dio. Le tenebre sovrastano sopra.
tutta la terra. Noi siamo i portatori della luce, i portatori della verità. Dobbiamo far conoscere Dio. Questa è la nostra missione. Per cui io concludo, perché non voglio dilungarmi, ho voluto accennare soltanto personalmente il discorso che lo Spirito ci fa oggi è: conosci Dio. È lo Spirito che ci vuole introdurre nella piena conoscenza di Dio. Perché soltanto nella piena conoscenza di Dio, delle esigenze di Dio, noi possiamo adattare la nostra vita, possiamo pregare e conversare con Lui, come amico con amico. Ma soltanto conoscendo Dio possiamo parlare agli uomini con competenza, con proprietà, per conoscere gli uomini Dio, con forza, perché lo Spirito Santo è dentro di noi. Noi siamo chiamati a pregare, nel momento dello Spirito, siamo chiamati ad avere l'esperienza di Dio, ma siamo chiamati in un mondo che non crede a far conoscere Dio. Oggi il mondo è nell'ignoranza, il mondo è dominato dal maligno, il mondo è nelle tenebre. Dobbiamo riportarlo alla luce, fratelli e sorelle. È quello che chiede lo Spirito Santo a noi. Conosci Dio, prega. Conosci Dio, entra nell'intimità di Dio, conosci Dio e fallo conoscere agli altri. Parla di Dio, non adattarti al mondo in cui vivi. Tu non sei del mondo, sei nel mondo, ma non sei del mondo. Non veniamo a compromessi con il mondo, non vestiamo come il mondo. Sono i primi segni che apparteniamo al mondo. Non adattiamoci alla mentalità di questo mondo, ma prendiamo la mentalità di Dio, parliamo con il linguaggio di Dio, vestiamo con gli abiti di Dio, portiamo i segni di Dio. Ricordiamoci che Dio ci ha chiamati al rinnovamento perché Cristo si è conosciuto nel mondo, perché Dio rientri nel mondo. Noi in Europa, in Italia, in Sicilia, siamo truppe di assalto contro le forze del nemico, contro Satana, contro il maligno che ottenebra la faccia della terra, ottenebra la nostra Sicilia, l'Italia e l'Europa per nascondere il volto di Dio e trascinare l'uomo alla rovina. Di Samuele come profeta, gli ha detto bene che il profeta è orecchio e bocca, orecchio per ascoltare Dio e bocca per parlare al popolo nel nome di Dio, trasmettere al popolo la volontà del Signore. Ma tutto questo è discorso che vale per noi. Anche noi siamo profeti. Io parlo a un gruppo di rinnovamento nello Spirito. Proprio nel libro di Samuele, capitolo 10, è scritto che Samuele dice a Saul: va e incontrerai un gruppo di profeti e anche tu diventerai profeta. E Saul va e incontra un gruppo carismatico che profetava, e lo Spirito del Signore lo investe e comincia a profetare anche lui, e tutti si meravigliano, tanto che nasce il proverbio: anche Saul è profeta, anche Saul è profeta. Anche noi siamo chiamati ad essere profeti. Però per essere profeti veramente bisogna ricevere l'unzione. Noi abbiamo ricevuto l'effusione dello Spirito. È detto proprio nel capitolo 10 che quando Saul riceve l'olio dell'unzione, Dio mutò il suo cuore ed egli ebbe un altro cuore. Questo avviene anche in noi. Dopo la nostra consacrazione a Dio, che rinnova il battesimo, quando riceviamo l'effusione, il nostro cuore viene mutato. Abbiamo un altro cuore, il cuore che ci dà lo Spirito. E noi, investiti dello Spirito, nella comunità a cui apparteniamo, diventiamo profeti. Se i nostri gruppi diventassero veramente gruppi profetici, annunziatori della volontà di Dio, se i nostri gruppi, i nostri fratelli, tutti noi, fossimo orecchio e fossimo bocca,
il mondo sarebbe diverso. Ed è per questo che lo Spirito Santo ha suscitato i gruppi, naturalmente nella Chiesa e nel mondo, perché siamo orecchio di Dio e bocca di Dio. Ed è per questo che Dio muta il nostro cuore. Chiediamo allora al Signore l'unzione, il rinnovamento di quel momento in cui fu chiesto lo Spirito Santo su di noi, in cui scese lo Spirito Santo su di noi, rinnovando l'unzione battesimale, e diventiamo veramente tutti profeti. Se i cristiani fossero tutti profeti, il mondo sarebbe diverso. Però corriamo il rischio di diventare come Saul, che pur avendo ricevuto l'unzione, pur essendo profeta, poi fu tormentato dall'invidia, dalla gelosia, lo spirito cattivo si impossessò di lui e perdette la sua qualità di profeta. Non fu più il profeta in Israele. Fratelli e sorelle, tutto quello che si dice qui è di istruzione per noi. Anche noi siamo chiamati ad essere orecchio e bocca. Orecchio di Dio e bocca di Dio, perché il mondo ha bisogno di noi. Se noi assolviamo il nostro compito di essere profeti, non soltanto nel gruppo, ma nella nostra famiglia e nella vita che viviamo, nel mondo del lavoro in cui ci troviamo, quanto bene faremmo al popolo di Dio, come cambierebbe la società di oggi. Amen. E allora chiudiamo questo nostro insegnamento glorificando Dio e facendo tesoro di quanto il Signore ci ha detto. Siamo un gruppo di profeti. Ognuno deve essere cosciente di essere profeta, di dover essere profeta. Noi tutti un po' siamo profeti mancati. Siamo stati unti profeti, ma se non facciamo profezia con la nostra vita e con la nostra bocca, noi siamo dei profeti mancati, cioè abbiamo quasi frustrato il piano di Dio che faceva segnamento su di noi per la salvezza degli altri. Ricordiamoci di questo e cerchiamo di far rivivere in noi l'unzione profetica ricevuta nel battesimo, rinverdita nel momento della preghiera di effusione. Viviamo costantemente sotto l'effusione dello Spirito e diventiamo veramente profeti nel Nuovo Testamento. Amen. Se mi permettete un abuso di potere, vi rubo un minuto e vi racconto la chiamata di Samuele in dialetto, l'avevo scritto qualche tempo fa, solo la chiamata. Permette, padre Matteo? Samuele s'avia curcato quando tutt'un semmola sentisi chiamato. Allora se nio ne lì e ci domandò: mi chiamaste? Picchi? Ido ci rispondio: un ti chiamavo, un fuvo io. Samuele arrere se nio a curcare, ma sonno un po' ti pigliare. Picchi a seconda volta sentisi chiamare Samuele e nio lì ritornò arrere. Ma chi do ci rispondio: va curcati, ti disse, un fuvo io. A terza volta successe arrere e stava un fuddenno, povero Samuele. Allora lì capio che chiamavo Signore e ci raccomandò con pronto vigore: stuppati la ricchia e falla attente. Su Signore ti chiama, rispondici che tu usente, che tu sei suo servo, pronto a capire che un volido tu sei pronto a ghire. Samuele sei proprio tu. Su Signore ti chiama, o resisti ricchio. Teniti pronto ogni cosa a lassare e appresso a Ido comincia a camminare.
Alleluia. Ci prepariamo così alla mistagogia dell'olio e vedremo quanti usi all'olio. L'olio che serve non soltanto per consacrare, ma per tanti altri usi. Ma non anticipiamo quello che dovremmo dire proprio fra un'ora. Abbiamo adesso una mezz'oretta, un'oretta quasi di relax. Ci ritroveremo qui per la mistagogia dell'olio. Abbiamo ascoltato la parola di Dio. È l'ultima parola, il potere di Dio. Lasciamo governare Dio. Lasciamoci governare da Dio. Noi tutti siamo figli, fratelli tra di noi. Per cui nessuno vanti di avere un potere sugli altri, ma tutti obbedienti a Dio cerchiamo di andare d'accordo. È la legge della solidarietà in Cristo Gesù. Chi governa è Dio, ed è lo Spirito di Dio che ci affratella e che ci dà la gioia di poter fare governare Dio. Quando governiamo noi tutto si sfascia, quando è Dio che governa tutto va bene. Le cose tante volte vanno male perché governiamo noi, non facciamo governare Dio. Per cui la parola d'ordine è il potere di Dio. Lasciamo a Dio che eserciti il suo potere. Noi interpretiamo la parola di Dio, il volere di Dio, e cerchiamo in obbedienza di seguire il Signore. Tutta la vita nostra cammina su due ruote, l'umiltà e l'obbedienza. L'obbedienza a Dio e sentire umilmente di noi. Questa è la legge del nostro cammino. Ce lo dice il profeta Michea. Uomo, il Signore ti ha detto quello che vuole da te: coltivare la giustizia, cioè essere di Dio, dare a Dio quello che è di Dio, dare agli uomini quello che è degli uomini, amare la pietà, cioè pregare sempre, essere sottomessi a Dio e poi camminare umilmente con il tuo Dio. Camminare insieme con il Signore e lasciare camminare Dio dentro di noi in questo diciamo processo di trasformazione, perché Dio è sceso dentro di noi per trasformarci in sé. La nostra vocazione è diventare come Lui. Ringraziamo Salvatore, o meglio lo Spirito del Signore che ci ha parlato in Salvatore, e traiamo profitto dalle parole che si sono state dette per camminare nella via del Signore ed essere il popolo che Egli ama, il popolo che prega, il popolo dove si conserva il ricordo di Dio e che resisterà sempre agli attacchi del nemico, come Israele, attaccato dai nemici, resistette sempre perché aveva Dio con sé. Io vorrei aggiungere a quello che ha detto il nostro fratello sulla condizione del mondo di oggi, e riportiamoci al mondo in cui si trovava Samuele. Il grande nemico di Israele erano i Filistei. Dal tempo dei giudici al tempo di Samuele, al tempo di Davide.
Oggi il Filisteo è il mondo che ci assedia, dominato dal maligno. Vuole rompere così la nostra forza che abbiamo nell'arca di Dio, la nostra forza che è Dio in mezzo a noi. Ma dietro questi filistei c'è un capo, un esponente, diciamo, che troviamo proprio nel libro dei Giudici, un esponente che ci fa paura. Pensate a Golia, l'esponente dei filistei, uomo alto, la potenza del mondo che ci circonda, la potenza economica che era sconfitta dalla povertà, la potenza delle armi che sarà sconfitta da una pietra, da una fionda, la potenza della superbia che sarà umiliata da un fanciullo. Noi siamo il popolo eletto e non dobbiamo temere. Al tempo di Samuele ci fu un momento in cui lo stesso Saul, uomo possente, si sentì impari nella lotta. Il nemico aveva presentato Golia, un uomo alto, possente, passeggiava, faceva paura, aveva una spada, una corazza che pesavano. E sfidò Israele, che ebbe paura. Sfidò Saul, che ebbe paura. Ci troviamo nelle stesse condizioni. Non siamo una minoranza, siamo dei deboli, ma abbiamo Dio con noi. E vinceremo i filistei, abbatteremo Golia, perché chi guida il mondo è uno che ha un nome, il maligno. Tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Tutto ciò che è nel mondo è concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita, e tutte queste tre cose non vengono da Dio, ma vengono dal mondo. Ma il mondo è governato dal maligno. Soprattutto il maligno lo governa attraverso il denaro. Oggi il denaro è la rovina del mondo. Cristo si presenta con la povertà. La Chiesa si presenta con la povertà. E la Chiesa vincerà il mondo. Se noi sapremo usare le armi che Dio ci dà. Ricordate l'episodio che possiamo anche leggere. Questo filisteo possente che fa paura e questo giovincello che avanza con un bastone, con una fionda, con una pietra. La fionda, la pietra hanno un nome. E il filisteo viene abbattuto, colpito in fronte dalla pietra, delle una delle cinque pietre, cade per terra. Viene troncato il suo capo e il popolo viene liberato. C'è il trionfo di Cristo, in questo caso, che ritornerà a dominare. Non abbiamo più paura del filisteo e del demonio,
che domina il mondo, perché dobbiamo pure essere convinti che di mezzo c'è il demonio, c'è il diavolo, il quale non si trova negli indemoniati, i cosiddetti indemoniati, non si trova nei disturbati, ma si trova proprio nelle superpotenze di questo mondo, si trova nell'economia, nelle strutture, in tutti quelli dei potenti, in tutti quelli che vogliono dominare il mondo e vogliono liberare il mondo da Cristo per essere loro i padroni del mondo. Allora leggiamo un momento e cerchiamo di individuare questi due personaggi, Golia e David. Amore. Attenzione a quella pietra presa dal torrente e messa nella fionda. In una poesia è scritto questo: io sono la pietra presa dal torrente che Davide lanciò con la sua fionda ed atterrò Golia, ne staccò la testa e liberò Israele dal suo nemico. Chi questa pietra con la mia fionda lancia, sempre il maligno che viene contro a terra. Quella pietra è Cristo. Ogni volta che nelle scritture incontrate pietra, leggete Cristo. Lo stesso Cristo dice: io sono la pietra. Lui è il figlio di colui che si chiama la roccia di Israele. Questa pietra schiaccia colui che si mette contro, rotola su questa pietra, rotola la pietra e schiaccia il nemico. È Cristo che vince il nemico. Oggi ci troviamo in una lotta immane. Il nemico viene con la sua potenza economica, con la sua potenza strutturale, tecnica, con la sua organizzazione economica, tecnologica, ci confonde, ma noi abbiamo la fede. Che cos'è che vince il mondo? La fede. È Cristo che vince. Dobbiamo scendere al torrente dove scorre l'acqua e raccogliere 5 pietre, le 5 piaghe di Cristo. E la fionda è la nostra preghiera. Con la nostra preghiera noi agitiamo la pietra presa dal torrente e la lanciamo sulla fronte del Filisteo che cade. Dobbiamo essere coscienti della forza che noi abbiamo, della potenza che noi abbiamo. Saulo credeva di poter vincere il Filisteo facendo indossare a David la corazza, la spada, e David cercò di camminare, non poteva neanche camminare con quella corazza, con quella spada, con quella lancia. Non è nella potenza del mondo, non è nel denaro, non è nell'astuzia, non è nella politica, non è nelle nostre strutture, nella nostra scienza che noi vinceremo il mondo, ma è soltanto in Cristo, nella pietra del torrente, nella fede in Lui e lanciando pietra, lanciando Cristo contro il mondo, nella fede, con la fionda, noi lo vinceremo. E noi siamo noi, David. Siamo belli davanti a Dio. Dio ci ha scelti. Lo Spirito è calato su di noi
liberiamoci dalle forze del mondo, combattiamo con un'altra arma, l'arma di Cristo, e andiamo incontro al Filisteo, sicuri di vincerlo, con Cristo, con una sola pietra, che è Cristo, lanciato con la nostra forza, con la nostra fede, con la nostra fionda, e il nemico sarà atterrato. Questa è la salvezza di Israele, è la salvezza della Chiesa, la salvezza nostra. Ricordiamocelo. Amen. Nell'agnello, dove trovate agnello, trovate Cristo sgozzato, agnello immolato per la salvezza del mondo. Primo Samuele 7, 8, 9. Dissero allora gli israeliti a Samuele: non cessare di supplicare per noi il Signore Dio nostro, perché ci liberi dalle mani dei Filistei. Samuele prese un agnello da latte e lo offrì tutto intero in olocausto al Signore. Lo stesso Samuele alzò grida al Signore per Israele e il Signore lo esaudì. Ecco, offrendo l'agnello, i Filistei si mettono in fuga. Cos'è un agnello? Non ricorso alle armi. Noi non possiamo competere con il mondo. Noi abbiamo un'unica arma, che è Cristo. Offriamo l'agnello, che è Lui. Prendiamo la pietra, che è Lui. E il mondo cadrà. La potenza del mondo può essere inficiata, così come la dharma, che fa cadere un albero. Quando sotto sotto lo tarla, l'albero cade. Saremo così noi, piccolo popolo, che attraverso la nostra preghiera rodiamo il mondo, e il mondo cadrà nella forza della preghiera, nella costanza della preghiera, nella costanza della nostra pratica di vita spirituale. Il mondo crollerà. Bisogna vivere con questa fede e non avere mai paura. Adesso facciamo pausa, perché a mezzogiorno ci sarà la Santa Messa conclusiva.